Dai, Kera, usciamo adesso finalmente. Hai avuto la tua lampada, eh? No, con calma, eh. Beh, anziché dire glam, cosa stavi dicendo? Ehi, ma sono incastrato. There's something here. Need to use the eye. Illusione. Oh, va che bello. Oh, un po' di luce, finalmente. Oh, at last. But it was worth it, right? You learned something about Ciri in the end. Something important. Do you intend to venture into Crookback Bog? You must tell me about it afterwards. Don't know that I'll get the chance. Geralt, there are two types of men. Those who see opportunity and take advantage, and those who forge the opportunities themselves. Cosa I've always seen you as an example of the latter. Besides, I've a favor to ask you. So, visit me sometime? Sì. Sicuro. I'll stop by. You can be sure. In that case, I shall be waiting. See ya, Kira. È comoda lei, eh. Allora, dove siamo sbucati qua? Un invito da Kira Metz. Che livello è? Visto che praticamente adesso ci dobbiamo andare dal barone. Ma io andrei da Kira Metz invece. Molto meglio. Dov'è? Mappa. Ah, no, non siamo qua. Ah, qua. Beh, direi che ci andiamo a piedi, visto che perlomeno usiamo il cavallo, per una volta. Ma prima andrei al villaggio, così sblocco qualche punto di domanda, almeno non giro a vuoto, cioè a caso, insomma. Ma no, non vado a piedi perché ci metterei tanto. Ok. Andiamo, basta che non ti incastri, Abbiamo. Ah, lupi. Un po' ovunque. Stava per incastrarsi. Allora. Che c'è? C'è una missione. Cosa vuole questa signora? An old feeble woman. What's wrong? T'other night blasphemers pox take and profane the shrine to Verna the Merciful. Shrine's gotta be repaired, else Verna will take umbrage. Her cows will croak, kitties will be covered in warts, and our dogs will get the mange. Sì, ti aiuto, ma. Warts and mange? Sounds dangerous. Fine, I'll help you. Basta tirarlo su, cioè voglio dire. Beh, che insomma è anziana, magari non ce la fa. Però. Visto. Done. The good gods have sent ye to me. Someone to repair their shrines from this day on. Look, already got a trade. I'm a witcher. Restoring traditional roadside structures in wood, just not my specialty. Fighting evil! That's a witcher's calling! And vandals are worse than beasts. Beh, insomma,
fatto dei vandali, potrei anche essere d'accordo, eh. I see any damaged shrines? I'll take care of them. Won't go out of my way, though. Nothing's out of the way in these parts, and the gods will guide you. Ovviamente la mappa è che mi guida, però. Va bene. Comunque sì sì, questo qua me la ricordo. Sono altri due punti, devo tirar su i monumenti e stop. Quindi vabbè, la faremo. Niente di che, anche perché è un po' distante da qua. Allora. Ah, siamo arrivati. Bene, bene. Ok. Mezzo bosco. Mm? Cosa c'è? Scritto Witcher. Mm. Allora, andiamo subito alla bacheca. A furti. Silenzio dopo il tramonto. Sogni misteriosi. Giù le mani dalle mie uova, ci mancherebbe. E geni dei boschi. Un contratto. Satraga i Nilfgaardiani. Dai Nilfgaardiani. Lo segno. Geni dei boschi. Fatemi vedere. È alla nostra portata. Allora potrei anche farlo subito. Ma prima faccia parlare. Ah, mostrami le merci. What else you have on offer? Corpse teeth and kidney stones. Tried remedies for trying times. E dove li hai presi? Un po' schifo, eh. Cos'ha questo? Paraocchi. Ah, borse da sella. Solo 30, però vabbè, la prendo. E ha anche delle carte. Sì, sì, ma li prendo. Prendo tutti, vediamo se riesco a vendergli qualcosa. Cos'ha? 2,90. Allora, aspettate, io compro anche il paraocchi e la borsa, così gli aumento le monete. E poi gli vendo sta roba. Questa mi dispiace venderla. Anche nella precedente partita mi piaceva collezionare spade, quelle un po', diciamo, particolari, insomma, tipo questa, ecco. Questa lo vendiamo, sì sì, questa pure via tutto. Allora, le pietre no, poi quello appena comprato, ok. Qua cosa abbiamo? Pelle di lupo. Carne putrefatta, direi di venderla, insomma. Un po' schifo. Qua il contratto. Qua niente. Ah, la birra gli vendo. Perché la birra rompe molto le balle. Ma non ha cibo questo? No, sembra di no. No. Vabbè, basta. No, le pietre le tengo tutte, si sa mai. Massimo le deposito. Basta. Va bene. Giochiamo a Gwent, va, già che vediamo se questo riesco a batterlo. Let's play cards. Gwent wouldn't be bad. Allora, ho delle nuove carte io. Però il comando bande blu mi pare che ne ho già 3. Esatto, quindi no, più di 3, direi che. L'ho presa per così. Poi Cacciatore di Clifford, no, quello ne ho solo uno se non erro, infatti. Però se aggiungo lui, tolgo lui, giustamente, no. Mica troppa roba possiamo tenere. Eroi non ne ho ancora, qua ce l'ho. Quanti ne ho di corni qui? Non ne ho di corni, male. Allora togliamo un'esca e aggiungerei un corno. Quello non mi serve, il clima sereno non mi serve. Basta, direi. Sì, direi a posto così, fatemi vedere, ma
Sì. Va bene, iniziamo. Ah, c'ha i mostri lui. Vedo già il comandante. Allora, ottimo, c'è subito il corno, ma questo mi fa molto cagare, quello lì. E lo togliamo, meglio. Dunque, io toglierei anche la piaggia torrenziale. Ok. Ghoul. Allora, riuso la spia subito. E dai, ancora questo qua. Ma che palle. Cos'è? Cos'è quello lì? Beh, uno da due. Comunque. Però sono curioso. Gargoyle. Ah. Vabbè, giochiamo. Giochiamo questo. Dai, è debole. Giusto per giocare qualcosa e fargli. Ecco, appunto, passa lui. Allora, io c'ho uno. Cosa posso usare dunque? Io punterei nel corpo a corpo. Però no, questo qua molto forte. Creano sinergia questi due. Allora, non punto nel corpo a corpo. Allora, però 5, 4, 9, 1, 10. Eh no, devo per forza giocarle, sì. E questo. Ok, questo l'ho vinto. Carta in più. Vabbè, meglio che niente. Ok. Allora, iniziamo a giocare questo. Lui punterà nel corpo a corpo, secondo me. E io non ho niente corpo a corpo, quindi è perfetto. Perché comunque in generale il mazzo mostri, avevo visto, era sempre molto sul corpo a corpo. Facciamo questo. Anche se adesso è un po' misto, eh. Allora, facciamo una cosa, giochiamo questa. Così lo seguiamo se ha qualcosa di corpo a corpo. Ovviamente adesso lui gioca tutte le altre cose, no? Allora, giochiamo questi due. Anzi no, giochiamone uno. Ecco, maledetto, usa la nebbia. Allora, guarda che schifo. Allora, lui ha due carte. Sto attendendo un attimo prima di fare la mia mossa. Tocca a me. Allora, io direi, allora, giochiamo questa e resuscitiamo. Beh, oddio, sarebbe indifferente se devo fare tra le due. No, questa. Ok, cos'ha? Allora, adesso a malincuore devo, ok, togliere. Vabbè, a parte che ho vinto, però fa niente, lo proprio lo massacriamo. Ecco, vai, proprio massimo. Ottimo, ho vinto. Oh, che bello. Allora, adesso, beh, la guarderò un'altra volta. Allora, prima di parlare con Kira, facciamo il contratto Jenny dei boschi, visto che sono già qui. Parliamo con l'Aldermanno. Greetings.
What do ye want? Sono qui per l'avviso. So the notice about Jenny of the Woods, you posted it, right? Oh, aye, 'twas me. Ci ha messo un po' a ricordarselo, eh. She's a witcher, is you not? Straight off, a picture in me granny's book. Magari sono pure io. Or a portrayal of witches. Remember like it were today. We be afeard of her. But Jenny of the Woods, what's she to you? Parliamo della ricompensa, ragazzi. So, how much would you wish? Ma allora, puntiamo, stiamo su 270. Ah! Oh, have it your way. Accettato, perfetto. I'm on it. Know if anyone's seen Jenny of the Woods, could tell me more about her. Old Willem must have, but he won't tell you naught. He were weak of heart. We found him in the fields this morning. Other folk are afeard to go out nights. But you might try Agneta, lives at the end of the village. Word is she saw the wraith. And nothing happened to her? She wasn't hurt? Agneta? Outlived three husbands, that one. Jenny of the Woods won't do naught to that wench. Ma ho qualche dubbio. Anche se si è seppellito tre mariti. Allora, interroghiamo i testimoni. Wraith that haunts the village. Heard you can tell me about it. Oh, aye. I saw her. Saw Jenny of the Woods with mine own eyes. Like I sees you now, witcher. Ah, sì? What did she look like? In detail, please try. Truth be told, I didn't see her too. Ma va a cagare, va. It was growing dim, see? And this pale shape... Poi dice che la vede, poi non la vede, non mi sta bene. I comes closer, and the cloud thickened, and something like a visage came out of the mist. What did you do? What do you think, me love? That I'd wait to see the wraith in full glory? Ran to the village to tell folk what I'd seen. I see. So she appeared to you just after twilight? Important clue, thanks. You take care now. Poi dobbiamo investigare, cioè ispezionare i campi. Mettiamoli un po'. No, cosa fai? Vediamo. Delle tracce qua. Ce la facciamo. Esaminarle. A woman came through here, barefoot. A piece of fabric, possibly from a dress, got snagged on the undergrowth. Stride indicates she was running. Probably why she tore her dress. Somebody chase her? Altre tracce. Curd. Ok. Seguiamo. Mi sa che sono lupi quelli. Couldn't outrun her pursuer. He stabbed her or slit her throat. Strange. Left the knife behind. Pugnale. Dried blood on it. Could come in handy. Dragged the body through here. Clear trail. Indaghiamo, indaghiamo. Geralt? No, altre tracce? Qua, qua. Lugged the body all the way to the woods, buried it here. Shallow grave. Murderer must have been pressed for time. Something sticking out. A letter? Una lettera, leggiamo. Leggiamo sta lettera. Eppure gli aveva detto che non volevo sapere di lui. So che non hai paura di Bokai, ma io sì. Sostieni di amarmi, ma non si tratta dell'amore che provo per te, bensì di un amore violento che mi fa paura. Bokai non ci lascerà mai in pace. Dobbiamo fuggire. Lascia la tua risposta al solito posto, la tua fedele Zula. A scorned lover killed the woman, seems to me. A night wraith. Alderman probably knew the girl. I had to ask him. Chiediamo a lui allora.
Intanto c'è un armaiolo lì, interessante. Greetings. What do you want? Ma non chiedemelo così però, eh. Zula and Bakai. Did you know them? They must have lived in this village. Good God, he knows. Tis witchery. Sto indagando. They disappeared, both of them, into thin air. We've not seen them a week now. I found the girl's grave and a letter. It's clear she rejected Bakai because she loved another. Zula and Ontan, aye. We thought they'd fled north to seek happiness there. Bakai departed around the same time. Mi sospettisce qualcosa. So that's to mean our Zula's the wraith. Can't be. Such a good lass. And so pretty. Any idea where they used to meet? Well, can't say for sure. But the young'uns, they go to the clearing, mostly west of the village, past the fields. Zula. Good gods. No way I can hope to lift this curse. Gotta drive the wraith away. Stand a chance if I can bind it to one spot for a while. Ci siamo. Ecco qua. Buccia Eta e Zula, il sangue secco sul coltello. Sì, ma io prima mediterei un attimo che... Campamento di banditi, no? Fatemi meditare un attimo. Ok. The night wraith won't appear in daylight. Ah, allora meditiamo. 23. Eccola lì. Teniamolo Irde. Via, via, via. Dai, avvicinati. Attenzione. Hopla. Via. Non voglio rischiare troppo, Mancata in pieno. Oh, non mi ha preso. Che culo. Prima di cadere nel fuoco, attenzione. Ah, maledetta. Aspetta. Ah sì, questi qua si mi assorbono la vita. Infatti, guarda che roba. Maledetti.
Madonna. Guardate, scusate se questo scontro non ho potuto metterlo intero, ma veramente ci ho messo mezz'ora. Mezz'ora, una cosa incredibile. Perché il problema era che questa qua si triplicava, e quando si triplicava e si avvicinava troppo si ricaricava la vita, la bastarda, no? E quindi tutte le volte tornavo a vita massima, pensa te. Poi ho capito che utilizzando la balestra dalla distanza praticamente gli neutralizzavo le coppie, e quindi le utilizzavo in maniera veloce, più veloce rispetto ad avvicinarmi e colpirli con la spada, no? E alla fine poi ce l'ho fatta, quindi adesso scusate se magari non mi siete parlare per un pezzo di sconto, adesso non lo so, devo vedere poi come tagliare la cosa, però veramente non ce la facevo più. Comunque il Quen mi ha dato una mano qua, in certe situazioni il Quen mi è servito. Ma adesso riscuotiamo sta maledetta ricompensa. Poteva darmi almeno 500 corone, no, Greetings. Salve, sì. Ho liquidato, sì. No, non tornerà. No. I know how to dispatch Nightwraiths for good. Aye, of course. Your reward as agreed. Many thanks to ye, Master Witcher. Farewell. Ah, questa sta proprio sudata, eh. E anzi, sai che ti dico? Ti rubo qualcosa. Oh. Ma sì, chi se ne frega. Tu mi devi dare di più, hai capito? On your way. Ma sì, prendi un piatto, se può servire. Vabbè, adesso che mi sono sfogato un attimo, aumentiamoci il livello e ci abbiamo sbloccato uno slot. E io, mi è venuto in mente, mi prendo ma subito senza pensarci questa abilità qua, vediamo se la trovo. Gestione della rabbia. In pratica, quando il vigore non è sufficiente, posso usare l'adrenalina per utilizzare segni. Molto utile. Mi sarebbe servita in questo scontro questa abilità. Ecco, così. Proprio tranquillamente sono più forte. Va bene. Andiamo da Kera. No, il barone. Voglio andare da Kera. No. Scusate, sono i postumi. Ecco, un invito. Andiamo.